Buonasera a tutte e a tutti, benvenuti a insomma, un nuovo appuntamento con il webinar di riconnessioni. In particolare questa volta ospitiamo, come altre tante volte, i webinar per contare. Io sono Chiara Ciociola e per il progetto Riconnessioni mi occupo del coordinamento della parte di formazione. Prima di iniziare, due parole sul progetto. Riconnessioni è un modello di Compagnia di San Paolo, realizzato a Torino da Fondazione per la Scuola, ed è un progetto di promozione dell'innovazione della scuola attraverso l'infrastruttura internet e la formazione. Scusate, stavo per errore chiudendo il webinar. Riprendo. Allora, Riconnessioni, appunto, dicevo, è un modello di Fondazione Compagnia di San Paolo, realizzato a Torino da Fondazione per la Scuola, che agisce su due livelli, quello della infrastruttura internet e quello della formazione e dello sviluppo di una comunità di sviluppo professionale continuo per i docenti. Infatti abbiamo sviluppato un modello di infrastruttura internet collegando tutti gli spazi delle scuole primarie e secondarie di primo grado alla fibra internet ad alta velocità e nel contempo abbiamo sviluppato un modello di formazione sulle competenze digitali basato su inclusione e creatività. Il webinar di oggi è appunto dedicato al progetto per contare, in particolare all'approccio di questo metodo nel curriculum di matematica. Per contare è un progetto coordinato dalla Fondazione ASSI e finanziato anche da Fondazione per la Scuola, che insomma ormai da molti anni appunto approfondisce e fa ricerca sulla didattica per la matematica. Gli interventi che si succederanno a breve saranno di Paolo Angelucci, che ci introdurrà brevemente il progetto per contare, è il gruppo di ricerca appunto dell'Università di Pisa, che è Anna Baccaglini Franca, Alessandro Lapplud e Silvia Funghi, che invece entreranno proprio nel merito dell'argomento di oggi. Due brevi informazioni tecniche: sulla vostra destra c'è un piccolo pulsantino con un punto interrogativo, e lì cliccando potete fare delle domande che verranno moderate dalla regia e poste ai relatori al termine del webinar. Quindi appunto l'ultima mezz'ora sarà dedicata alle vostre domande. Tutti i materiali saranno disponibili e la registrazione del webinar saranno disponibili sul sito di Riconnessione e sul sito di Per Contare. Verrà rilasciato un attestato ai partecipanti di più del 50% del webinar e per qualsiasi problema tecnico sicuramente vi consigliamo di continuare comunque a seguire il webinar in modalità solo audio, contando che comunque verrà pubblicato a breve sui nostri canali. Quindi direi che possiamo iniziare. Chiamerei qui sul nostro palco virtuale Paola Angelucci per descrivere Benissimo, brevemente il progetto per contare. Benvenuta Paola, a te la parola. grazie mille Chiara per questa introduzione e benvenuti a tutti. Grazie ancora per la fiducia che ci dimostrate il 21 di giugno, perché anche oggi ci sono insomma moltissimi iscritti. E, come al solito, presento in forma sintetica il progetto. Ecco, allora, il progetto Per Contare mette a punto buone pratiche didattiche inclusive per accompagnare i bambini della scuola primaria nell'apprendimento della matematica, come abbiamo sempre detto. Noi come ASPI ci occupiamo di questo perché da più di 40 anni ci occupiamo anche di inclusione scolastica attraverso l'uso delle tecnologie informatiche. Da sempre ci siamo occupati di disturbi dell'apprendimento e quindi di favorire la partecipazione dei bambini con le varie difficoltà. Abbiamo tanto lavorato con esperti del settore, sia per quanto riguarda le difficoltà di apprendimento nella lettoscrittura, e poi nel 2011 siamo partiti con il progetto Per Contare. Perché? Perché le evidenze scientifiche ci hanno evidenziato che sono troppi i bambini con difficoltà di apprendimento della matematica e che gran parte di queste difficoltà possono essere superate con appropriate pratiche
didattiche. Quindi per contare cosa fa? Realizza guide didattiche multimediali, fruibili online e gratuite, che sono disponibili dal sito che è quello che vedete qui, che è www.percontare.it, e lo sviluppo delle guide ha visto due fasi, 2011-2014 con la pubblicazione delle guide per la classe prima e seconda, della primaria naturalmente, e qui in questa prima fase abbiamo lavorato, il progetto è proprio stato scritto, noi diciamo sempre a quattro mani, con l'Università di Modena e Reggio, con la professoressa Bartolini Bussi, e a sinistra di ricerca c'era la professoressa Anna Baccaglini Frank. Il progetto era coordinato sempre da noi e c'è stato il sostegno della Compagnia di San Paolo, il finanziamento e il supporto operativo preziosissimo di Fondazione della Scuola già nel 2011. E nel 2019 è partita la seconda fase del progetto per lo sviluppo delle guide per le classi terza, quarta e quinta che ci mancavano per completare tutto il ciclo delle guide per la primaria. E qui abbiamo anche qui il progetto è stato scritto a quattro mani con l'Università di Pisa come referente scientifico Anna Baccaglini Frank e gli assegnisti Silvia Funghi e Alessandro Ramplud. Anche qui abbiamo avuto il finanziamento e il supporto, preziosissimo supporto operativo come quello di oggi, grazie alla conduzione di questo webinar, di Fondazione per la Scuola. Come procediamo? Vengono elaborate nuove proposte didattiche che vengono sperimentate nelle classi che partecipano alla sperimentazione e poi raccogliamo i feedback che vengono utilizzati per la rielaborazione, per riflessioni successive, modifiche, aggiornamenti, aggiustamenti delle proposte didattiche per la pubblicazione poi delle guide a livello nazionale. Le regioni che partecipano alla sperimentazione, le classi che partecipano alla sperimentazione si riferiscono alle tre regioni che sono Piemonte, Emilia-Romagna e Toscana. Piemonte perché c'è l'ente che finanzia, Emilia-Romagna perché ci siamo noi come Fondazione ASPI, siamo a Bologna e Toscana perché c'è il referente scientifico Università di Pisa. Quindi abbiamo detto che nonostante però ci sia diciamo, la sperimentazione, il coinvolgimento del gruppo di lavoro per la sperimentazione è diciamo, ridotto, quindi non abbiamo potuto naturalmente estendere a livello nazionale perché dobbiamo, queste classi sono state eseguite nella fase insomma, di sperimentazione delle proposte in classe, però le proposte pubblicate sono disponibili a livello nazionale, come dicevo prima, sul sito del progetto che è www.percontare.it, dove trovate queste guide, vedete nel menu principale, nella sezione guide, le trovate, trovate le guide fino alla classe quarta, quella di quinta sarà pubblicata in settembre 2022. Che cosa trovate nelle guide? Le proposte didattiche con una serie di foto e video che documentano e che sono esemplificative di alcune attività svolte in classe, nelle classi che hanno partecipato alla sperimentazione, trovate artefatti che è possibile costruire insieme ai bambini, quindi artefatti per le attività didattiche e matematica, con dei video tutorial che possono essere utilizzati in classe, più di 25 applicazioni web, questo in generale per quanto riguarda le classi dalla prima, diciamo alla quinta, anche se i materiali di quinta non sono ancora pubblicati, e quindi ce ne sono veramente tanti, e c'è anche il robottino, è stata sviluppata anche un programma che consente la gestione del robottino virtuale che si chiama GigiBot. Il riferimento al software lo trovate sia all'interno delle proposte didattiche, sia nella sezione risorse, vedete, c'è una voce che, che si riferisce ai software. E sempre nella sezione risorse evidenzio che è presente la voce video formativi perché è proprio in questa sezione che trovate tutti i video formativi, webinar, formazioni che abbiamo realizzato anche negli anni passati, anche nel 2011.
In più abbiamo nella sezione sottoprogetto le informazioni per i genitori che possono essere anche scaricate e consegnate direttamente ai genitori e le domande frequenti che, come ho detto anche in altre occasioni, non sono altro che degli estratti di una serie di domande frequenti che ci sono e con relative risposte che sono state insomma, presentate, che ci sono state poste durante i webinar di questi anni. Dunque, volevo ricordarvi, vabbè, parte, scusate, ho invertito la diapositiva, il webinar del 23 giugno, che è il prossimo webinar, quindi di dopodomani, che chiude questo ciclo di webinar di quest'anno scolastico e saranno mostrate alcune proposte per la classe quinta e poi il 15 settembre sempre dalle 5 alle 7 ci sarà la presentazione dei contenuti della quinta, quelli che poi saranno pubblicati e saranno poi già disponibili. Questa presentazione poi la metteremo a disposizione quando ci sarà anche la registrazione di questo incontro che è in corso oggi. Come sapete, vi manderemo una mail con tutte le informazioni e potrete anche cliccare direttamente per potervi iscrivere se non l'avete già fatto. Io vi ringrazio intanto, vabbè, sì, vi ricordo il webinar naturalmente del 23, come dicevo prima, ho invertito le diapositive. Sì, e vi ringrazio per l'attenzione e lascio la parola ad Alessandro Ramprud. Grazie mille. Grazie mille Paola, eccolo qui, lascio la parola quindi ad Alessandro e buona continuazione. Grazie mille Chiara, grazie mille Paola. Allora io condivido lo schermo, vi chiedo Si vede, gentilmente si vede, si ovviamente vede, se si lo vedo. Noi vede. vediamo, sì, adesso vediamo benissimo la presentazione, perfetto. Intanto devo un ringraziamento a Carme, dove ci troviamo io e la professoressa Anna Baccaglini Frank, che è il Centro per la Ricerca e Alta Formazione in Didattica della Matematica, che si trova a Pistoia e in cui appunto abbiamo svolto molti di questi webinar di quest'anno. Bene, intanto un ringraziamento vista la data, il 21 di giugno, ringrazio veramente tutti gli insegnanti che sono qui presenti, ci fa molto piacere. E intanto li saluto, saluto tutte e tutti gli insegnanti presenti. Allora, oggi sarà un percorso un po' particolare. Cerco di introdurvelo minimamente. Infatti, in questo webinar vorremmo partire da alcune testimonianze raccolte questa volta dai bambini e dalle bambine delle classi sperimentali di Per Contare. Lavoro che abbiamo fatto ultimamente insieme a Silvia Funghi, siamo andati proprio in alcune delle scuole delle classi sperimentali e abbiamo raccolto queste testimonianze che vorremmo farvi vedere. Perché questa scelta? Beh, per commentare, a partire proprio dalle parole dei bambini, dei possibili fili conduttori su dei contenuti che secondo noi sono contenuti chiave da sviluppare all'interno delle guide dalla classe prima, fondamentalmente, fino alla classe quinta. Quindi cercheremo proprio di fare questo tipo di percorso. Qui vedete una sorta di indice provvisorio con appunto la parola di questi bambini che hanno partecipato con noi a questo esperimento. In parte lo farò io, in parte lo farà la collega Silvia Funghi. Alla fine Anna Baccaglini Frank tirerà le somme analizzando un po' quello che avrete visto. Bene, allora, innanzitutto in questi giorni, come ha anticipato in parte anche Paola Angelucci, stiamo ultimando le guide di Per Contare della classe quinte che verranno pubblicate a settembre. Con questa ultima annualità si conclude il ciclo delle guide per tutta la scuola primaria. Come avremo modo di vedere meglio tra un attimo, le guide sono attraversate trasversalmente, come vi anticipavo prima, da dei percorsi a nostro avviso di sviluppo di significati matematici che si dipanano tra un'annualità e l'altra. Uno degli obiettivi dell'incontro di oggi è proprio questo, è il tentativo di mostrarlo.
Quello che vedrete è una serie di video inizialmente in cui alcune bambine e bambini riflettono insieme a noi sulla loro esperienza all'interno del progetto Per Contare. Perché li abbiamo voluti mettere? Beh, perché è importante per noi questa sottolineatura anche dal punto di vista dell'inclusione. Perché fra i bambini che vedrete, non solo loro, ma ce ne sono parecchi che non abbiamo messo, ovviamente. Fra le bambine e i bambini che vedrete, ce ne sono anche che hanno dei bisogni educativi speciali, quindi è molto interessante a nostro avviso poter vedere questo. Ovviamente non è necessario sottolineare nulla di questo, ma è importante dal punto di vista dei processi inclusivi che cerchiamo di costruire. Bene, a questo punto partiamo da un'intervista. Un'intervista che aveva fra le prove, prima i bambini hanno fatto una serie di prove, tutte le classi hanno fatto questa prova, poi una volta terminata la prova abbiamo chiesto ai bambini, ad alcuni di loro, di venirci a raccontare alcune, riflessioni che avevano fatto. Quindi partirei da questa intervista che è sui numeri decimali. E l'abbiamo raccolta da un bambino, Karim, delle classi sperimentali, come dicevamo, a partire dalla sua risoluzione del problema che vedete in figura. Vedete che si trattava di stabilire qual era la scrittura del numero rappresentato dalla scrittura in 8 centinaia e 13 centesimi, che equivalgono a quale tipo di scrittura. Bene, che cosa succede? Beh, come si può osservare dalle varie correzioni fatte dal bambino, il problema ha richiesto di riflettere più e più volte sul valore posizionale delle cifre del numero descritto. Vediamo dunque il commento che Karim, in relazione al modo in cui visualizza i numeri decimali. Chiederei quindi a Boris di mandare il video numero 1. Grazie. Questo tipo di Se adesso lavoro? avessi il bruco Gianluco mi verrebbe più facile. Bruco Ok. Germano. No, ma ci Bruno, il piace bruco Gianluco. Gianluco. Ci piace di È più. bellissimo. Adesso lo cambiamo su tutta la guida, diventerà il bruco Gianluco. Mi Gianluco. confondo. Ok. Quindi diciamo, ti è mai capitato di immaginarti il bruco aperto quando ragionavi sui numeri con la virgola? Sì, quando dovevo fare per esempio i lavori, quando facciamo alcune volte i lavori di. Quando facevamo i lavori di gruppo su Germano il bruco strano, noi. Io per aiutare mi immaginavo nella mia mente il bruco che si apriva quando la maestra non poteva darci il bruco e dovevamo lavorare senza. Alcune volte nelle schede c'era scritto ragiona col bruco, ma senza il bruco fisico. Ok, certo. E quindi alcune volte me lo immaginavo nella mia mente. Ok. Bene, come abbiamo visto, che cosa ci dice Karim in questo momento? Beh, ci dice che se adesso avessi il bruco Gianluco mi verrebbe più facile. Quando facevamo i lavori di gruppo su Germano, il bruco strano, io per aiutare mi immaginavo nella mia mente il bruco che si apriva. Quando la maestra non poteva darci il bruco e dovevamo lavorare senza, alcune volte nelle schede c'era scritto ragiona con il bruco, ma senza il bruco fisico. E quindi alcune volte me lo immaginavo nella mia mente. Capite perfettamente che in questo caso che cosa abbiamo visto? Beh, abbiamo visto come nel video Karim facesse ricorso al bruco germano come artefatto fisico, ma soprattutto come artefatto mentale. Con cui ragionare su numeri decimali, se così possiamo dire. L'artefatto in questo caso ha permesso a Karim di costruirsi delle strategie per visualizzare il numero decimale in relazione alla sua scomposizione secondo ovviamente la notazione posizionale. Vediamo quindi come da un lato questa possibilità dia a Karim una base solida nel suo ragionamento per muoversi anche in relazione a consegne dove l'artefatto fisico non è più coinvolto, come ci ha appunto detto, e dall'altra gli dia sempre modo
di tornare ai significati matematici incorporati dall'artefatto stesso, come il concetto, per esempio, di scomposizione. Quindi, fondamentalmente, il bruco che lui chiama Gianluco ci aiuta a ripensare, a consolidare i significati legati alla posizionalità anche a questo punto sui numeri decimali, non solo sui numeri naturali. Non solo, ma questa sua dichiarazione a me verrebbe più facile. È estremamente interessante che lui ripensi a questo artefatto come qualcosa che lo aiuta, che gli semplifica la possibilità di appunto ragionare in termini di posizionalità. Non solo, ma proprio il fatto di dirci che lo fa mentalmente ci mostra una sorta di capacità di generalizzazione e astrazione data da questi che lui appunto comincia a fare, cioè degli veri e propri esperimenti mentali. Ma a questo punto facciamo adesso un passo indietro, cioè è importante adesso che proviamo a costruire i fili che ci siamo detti, ossia come siamo arrivati al bruco dei numeri decimali di cui ci ha parlato Cari? Beh, siamo arrivati come all'interno delle guide possiamo individuare il seguente percorso. Si parte con l'abaco delle cannucce nelle classi prime, seconda e terze, per poi andare all'abaco tradizionale, anche in questo caso sempre nelle classi, nelle stesse classi, ovviamente. A partire poi dalla classe seconda, cioè non appena si va oltre il 10, è possibile già inserire il bruco della posizionalità accanto agli abaci, ovviamente. E in quanto questo fornisce un nuovo modo di lavorare sul valore posizionale attraverso proprio la scomposizione del numero secondo la scrittura che poi diventerà, ovviamente non lo è ancora completamente, polinomiale. Da qui si arriva poi, per estensione, al bruco dei numeri decimali che qui vediamo rappresentato in figura, a cui appunto la parte che si aggiunge, la parte che viene aggiunta, quindi alla parte intera che noi avevamo nel primo bruco che abbiamo visto prima, si aggiunge appunto la parte di scrittura polinomiale che si sviluppa in relazione alle frazioni decimali. Le tesserine, ricorderete anche dai webinar, sono reversibili e dietro hanno proprio la frazione decimale. Tutto questo volendo procedere in un'ottica di verticalizzazione, ovviamente, che potrà poi confluire nella scuola secondaria di primo grado in un lavoro sulla scrittura polinomiale del numero vera e propria, cioè quella con l'uso delle potenze di 10, che fa uso, dicevamo, delle potenze di 10 e dei anziché, ovviamente, dei multipli di 10 e delle frazioni decimali per scomporre un numero intero o razionale. Questo percorso ci permette di individuare come si può sviluppare uno dei significati matematici più importanti per noi all'interno della scuola primaria, ovvero il valore posizionale delle cifre dei numeri. Quando abbiamo lavorato su questo, Anna, che ha e guardavamo questa parte che stavamo costruendo, ha fatto un'osservazione a nostro avviso molto importante, cioè il potenziale semiotico di ciascun artefatto che vi è stato mostrato, ma che è mostrato dentro alle guide rispetto alla notazione posizionale decimale, è ovviamente molto diverso. Quello che rimane però, quello che rimane invariante, è il significato matematico di struttura posizionale decimale, lo abbiamo visto alla fine, no? Noi abbiamo sfruttato il potenziale semiotico degli artefatti iniziali usati per i numeri naturali per estendere i significati anche ai numeri decimali, sfruttando quindi questo potenziale in diversi artefatti. In particolare, per esempio, potremmo pensare addirittura, lo vedremo dopo, alle strisce per le frazioni. Frazioni decimali che hanno poi trovato posto sul bruco esteso, per esempio. Quello sì è un'estensione proprio di alcuni degli stessi aspetti del potenziale semiotico del bruco dei naturali.
Quindi è chiaro che a nostro avviso quest'idea mostra come siano ottimi esempi di artefatti intelligenti usati al servizio proprio della costruzione di significati matematici. Bene, e come lo sviluppiamo a questo punto, questo tipo di percorso? Beh, lo sviluppiamo soprattutto costruendo delle consegne che permettono di sviluppare, appunto, prima di tutto l'argomentazione in riferimento al valore posizionale. Nello specifico, di cosa ci occupiamo? Beh, ci occupiamo di confronto fra numeri che troviamo all'interno di tutte, le varie guide di per contare, il posizionamento sulla linea dei numeri, ovviamente altro elemento estremamente importante, le operazioni aritmetiche, altro elemento che se vi ricordate anche in webinar passati abbiamo più e più volte attraversato in varie modalità, ma soprattutto il confronto di algoritmi. Ora, a questo punto, proviamo ad occuparci proprio del posizionamento sulla linea dei numeri. Il posizionamento di un numero sulla linea dei numeri è una consegna che ritroviamo fin dalla classe prima per lavorare sui numeri naturali, ovviamente, in questo caso, che nelle varie annualità della guida viene ripresa ed estesa a numeri naturali sempre più grandi. Qui vediamo per esempio la linea dei numeri in prima e poi lentamente viene ampliata questo artefatto, fino ad arrivare alla stessa consegna proposta con i numeri decimali, ovviamente, nelle classi quarte e quinte. Le strategie messe a punto dai bambini e dalle bambine per risolvere consegne di questo genere possono davvero essere molto utili per riflettere insieme a loro, del valore posizionale nella prospettiva di dover collegare il confronto di diversi numeri con un'opportuna strategia di confronto delle loro cifre. Quindi capite come questo elemento è estremamente importante. Altro tipo di consegna su cui lavoriamo estesamente all'interno delle guide di per contare sono per esempio le operazioni aritmetiche che qui vediamo evidenziate. Vediamo qui nelle immagini a destra alcuni esempi che vengono introdotti all'interno delle guide per ragionare sulle operazioni aritmetiche. Per esempio, l'abaco delle cannucce per la somma e la sottrazione, il diagramma rettangolo per la moltiplicazione e il primo approccio alla divisione, che come ricorderete appunto da webinar passati, è appunto la divisione canadese per affrontare la divisione col resto 0 o col resto diverso da 0. Ciascuno di questi artefatti è stato accuratamente scelto all'interno del progetto per contare, per offrire ai bambini e alle bambine la possibilità di costruirsi una conoscenza solida delle strategie di calcolo. Proprio a partire da questo continuo ricorso al significato del valore posizionale delle diverse cifre che compongono un numero. Le varie attività, poi, sulle operazioni aritmetiche, in quest'ottica, hanno sempre un doppio obiettivo. Vediamo di metterlo in chiaro. Allora, quello di costruire le proprietà delle operazioni aritmetiche a partire dalla manipolazione di questi artefatti, quindi elemento estremamente importante, ma anche di consolidare il concetto di scomposizione numerica, che, se ricorderete, è un elemento che viene proprio dalla classe prima, dall'approccio delle guide per la classe prima. Di cui la scomposizione secondo il valore posizionale, e questo è molto importante, è un caso molto particolare, che spesso però ci dà modo di scoprire delle strategie molto differenti. Abbiamo visto infatti in webinar precedenti come la classe quarta sia stata dedicata ad estendere per esempio le operazioni di addizione e sottrazione alle frazioni in numeri decimali. In quinta poi si andranno ad estendere, lo vedremo a settembre soprattutto, le operazioni di moltiplicazione e divisione sui numeri decimali. Sempre nell'obiettivo di ovviamente consolidare ed estendere la conoscenza delle proprietà delle operazioni, ma soprattutto di consolidare la conoscenza del valore posizionale
delle cifre del numero decimale. Per esempio, è a nostro avviso molto importante attraversare un ulteriore passaggio, cioè quello del confronto di algoritmi. Infatti, sempre in relazione alle operazioni e alla costruzione di una base solida di conoscenza delle loro proprietà, abbiamo discusso estesamente delle opportunità offerte dal confronto di diversi algoritmi per sviluppare con i bambini e le bambine significati matematici incorporati all'interno degli algoritmi stessi. Vedremo soprattutto in questa prospettiva anche uno specifico intervento di un insegnante che sottolineerà l'importanza della strategia in funzione della costruzione di significati matematici. La scoperta, ovviamente, di questi significati, la scoperta di quelli che noi chiamiamo i perché gli algoritmi funzionano, può permettere di rafforzare la conoscenza della proprietà delle operazioni anche ad un livello informale, ovviamente, e di rafforzare la conoscenza del valore posizionale delle cifre dei numeri coinvolti, dato che molto frequentemente gli algoritmi fanno proprio uso di questa proprietà della scrittura del numero soprattutto nella nostra cultura. Per esempio, per la somma e sottrazione si può ricorrere al confronto di algoritmi di calcolo anche attraverso l'uso di diversi artefatti come appunto l'abaco delle cannucce. Qui vediamo l'uso vero e proprio delle cannucce, l'abaco classico o addirittura la pascalina. Per i numeri decimali, poi nella classe quarta abbiamo visto in uno degli scorsi webinar come il lavoro su somma e sottrazione di numeri decimali debba legarsi nella fase di costruzione dei significati matematici alla conoscenza del valore posizionale delle varie cifre che compongono il numero. In questa prospettiva l'uso del software per l'addizione e sottrazione con i decimali rappresenta sicuramente uno dei punti di arrivo del percorso tracciato dalle guide di Percontare. Qui vedete proprio come questi elementi entrano continuamente in interazione, in sinergia. Ed ecco appunto il discorso dell'estensione. Completiamo questo ragionamento con la moltiplicazione. Infatti per la moltiplicazione abbiamo visto come il confronto che viene eseguito con il diagramma a gelosia e con il diagramma rettangolo abbia fornito in alcune classi sperimentali grandi opportunità per le bambine e i bambini di costruire delle argomentazioni che facessero uso del valore posizionale delle cifre. Ricordiamo per esempio quel bellissimo passaggio di quella bambina in cui confrontando proprio questi due algoritmi dice espressamente che uno per uno della gelosia, che qui vedete ovviamente nell'immagine a sinistra, corrisponda al 10 per 10 del diagramma rettangolo che vediamo appunto nell'immagine a destra. Anche in questo caso sono in via di sviluppo e di sperimentazione degli appositi software che saranno disponibili da settembre 2022. Anche in questo caso ovviamente è importante tenere presente questo aspetto che è in continua evoluzione. Similmente per la divisione il confronto ha permesso di argomentare il funzionamento di algoritmi come la t per meno che qui vedete nella scheda eseguita da un bambino a sinistra, scusate, e la divisione in colonna grazie proprio alla lettura delle varie cifre del dividendo secondo l'ordine posizionale. In classe quinta questo confronto verrà esteso agli algoritmi di moltiplicazione e divisione anche sui numeri decimali, per continuare a sviluppare quelle che per noi sono fondamentali, cioè le argomentazioni fin qui costruite anche al caso del valore posizionale delle cifre decimali dei numeri in gioco. Particolarmente importante in questo senso sarà la divisione, in quanto si passerà dalla divisione intera con o senza resto alla divisione tra numeri razionali,
che può dare luogo a un quoziente scritto come numero decimale periodico. Questa scoperta potrà far emergere ulteriori riflessioni sul significato del valore posizionale delle cifre e dei numeri decimali, anche in relazione al processo di divisione. Anche in questo caso, lo sottolineiamo di nuovo, sono in via di sviluppo e di sperimentazione degli appositi software che saranno disponibili da settembre 2022. Ovviamente, a seguito di questo, abbiamo provato anche a raccogliere e a riportare qui alcuni link a webinar precedenti in cui abbiamo parlato di valore posizionale più in relazione ad attività specifiche proposte nelle guide delle varie annualità. E con questo lascio la parola alla collega Silvia Funghi che continua questo ragionamento analizzando altre interviste. Grazie mille. Allora, qua spero che vedete, che stiate vedendo il mio schermo. Vi chiedo conferma di questo. Sì, vediamo benissimo, grazie. Perfetto, grazie. Ecco, allora sì, ringrazio Alessandro Ramplù e passo al secondo esempio dell'incontro di oggi. Passiamo adesso alle parole di una bambina di nome Anna e diciamo, con questo passaggio approfittiamo anche per passare anche ad un altro argomento che è uno degli argomenti, diciamo, su cui abbiamo lavorato di più all'interno delle guide di terza, quarta e quinta, ovvero il contenuto delle frazioni. Prima di farvi vedere l'estratto dell'intervista da cui partiamo per le nostre riflessioni, vi mostriamo in questa slide il problema di partenza da cui è nata poi, insomma, la conversazione con la bambina. Come vedete, il problema di partenza in questo caso chiedeva di confrontare due frazioni, due settimi e sette mezzi, e la nostra, diciamo, il punto di partenza è stato chiedere appunto ad Anna di spiegare il ragionamento che aveva provato ad argomentare appunto nelle righe finali che vedete qui del suo protocollo. In particolare, diciamo, tutto è partito dal fatto che Anna tirava, diciamo, nella sua argomentazione, alla fine, per differenziare le frazioni, fa un ragionamento abbastanza articolato. All'inizio confronta numeratore e denominatore, e poi però aggiunge: sono proprio due denominatori diversi, due settimi e due parti su sette di un intero, sette mezzi sono tre interi e mezzo. Quindi, da questa domanda, diciamo, a partire da questa argomentazione, chiediamo alla bambina di spiegare che cosa intendeva, il motivo del suo ragionamento. E qui chiederei appunto alla regia di mandare il secondo video. L'intero col nastro, avevi in mente? Sì, avevo in mente di aggiungere nella seconda, di aggiungere più nastri e poi ne aggiungere una metà. Ho capito. Ok. Quindi, che cosa succede? Nel video, come avete visto, Anna spiega appunto che ha fatto mente locale, appunto, lei parla, lei letteralmente dice in mente l'intero, quello lì con il nastro, facendo questo gesto. Quindi vedete come nella sua spiegazione i gesti che Anna fa in accompagnamento alle sue parole ricordino proprio la struttura della linea delle frazioni e la costruzione, quindi delle frazioni appunto con i moduli, ok? Fatte inizialmente proprio nelle guide di classe quarta. E dopodiché aggiunge: per
Per mettere il secondo intero devi aggiungere appunto più nastri, quindi vedete come sembra costruire, diciamo, in una linea delle frazioni immaginaria, diciamo, i vari pezzi, no? Che si vanno, i vari interi che si vanno a susseguire. E infine aggiunge, ne deve aggiungere metà. Vedete, fa un gesto proprio come se tagliasse il nastro a metà, il modulo a metà. Quindi è possibile, anche in questo caso, similmente a quanto visto per il caso di Karim poco fa, possiamo osservare come anche Anna sembra utilizzare proprio la retta delle frazioni, quasi potremmo dire come una specie di artefatto mentale, d'accordo? Quindi è come se lei lo usasse, se lo immaginasse, per riuscire ad andare a collocare e a ragionare sulla collocazione appunto della frazione sette mezzi in questo caso. Quindi, dalle parole di Anna possiamo riscontrare sicuramente appunto la capacità di usare la striscia come artefatto appunto per impossessarsi della frazione. Proprio appunto, ritorno su questo modo di dire, però è proprio quasi come se fosse un artefatto mentale, un artefatto che lei riesce ad immaginarsi per risolvere il problema. Possiamo anche osservare una generalizzazione dell'uso della striscia per spiegare il rapporto parte-tutto. Vedete come c'è una compresenza del significato di frazione come parte-tutto e come punto sulla linea dei numeri, e poi appunto la capacità di Anna di argomentare a partire proprio dalla sua conoscenza dell'artefatto. Ok, rimaniamo adesso comunque sul tema sempre delle frazioni, ma vediamo le parole di un altro bambino, di Federico, che fa un'osservazione molto interessante sempre su alcuni degli artefatti utilizzati. Chiederei di mandare il video 3. Cioè, se tu mi dicevi disegnami un quarto della figura, non te lo sapevo dire. Se poi mi chiedevi cos'è un quarto, è un quarto dell'intero, però se mi chiedevi di disegnartelo non lo sapevo fare. Invece con i moduli ho imparato a sistemare, cioè ho imparato a piegando questa striscia di carta, ho imparato a dividere un intero, anche materiale, in diverse parti e a formare le frazioni in questo modo. Ok, quindi abbiamo visto come Federico descrive qualcosa di questo tipo. Dice: se tu mi dicevi disegnami un quarto della figura, non te lo sapevo dire. Cioè, se vuoi, mi chiedevi cos'è un quarto, è un quarto dell'intero. Però se mi chiedevi di disegnartelo, non lo sapevo fare. Invece con i moduli, cioè piegando questa striscia di carta, ho imparato a dividere un intero, anche materiale, in diverse parti e a formare le frazioni in questo modo. Ecco, vedete come appunto anche per Federico la manipolazione dell'artefatto dei moduli gli abbia permesso di in qualche modo di estendere la sua conoscenza del significato di frazione e anche di fornirgli una strategia per ragionare sulle frazioni in una prospettiva più generale. Quindi, appunto, nel caso di Federico si può osservare appunto proprio come la manipolazione dell'artefatto abbia permesso questa estensione dei significati di frazione. A questo punto, però, un po' come prima per il bruco dei numeri decimali, facciamo un piccolo passo indietro. Quindi torniamo a guardare le guide nel loro complesso e domandiamoci come abbiamo scelto di sviluppare i significati di frazione. Beh, allora, all'interno delle guide si può delineare il seguente percorso. Si parte in classe terza con artefatti che privilegiano una sola dimensione. Ricorderete sicuramente da webinar precedenti che
abbiamo sottolineato spesso l'importanza per noi di questa scelta di partire da artefatti in qualche modo, diciamo, in un certo senso unidimensionali. Dopodiché siamo passati in classe terza e quarta all'artefatto Stadera, ok? Artefatto molto importante per noi proprio per passare, diciamo, creare un gancio, si potrebbe dire, con la linea dei numeri. Tant'è vero che appunto poi si arriva in classe quarta proprio alla retta delle frazioni che, come accennato precedentemente appunto da Alessandro Ramplù, altro non è che una sorta di retta dei numeri di quella che conoscevamo già fin dalla classe prima, però rivisitata da un punto di vista, se vogliamo, più maturo, più sofisticato, per andare a collocare anche i numeri razionali. Infine, in classe quinta si fa un ulteriore passo, diciamo, un ulteriore passo di approfondimento del significato di frazione, andando a lavorare sul software FAI, che può essere utilizzato proprio per andare a lavorare sul significato di frazione come rapporto. In quanto, diciamo, una delle particolarità del software FAI è che nella costruzione delle catene, le frazioni, diciamo, che vengono applicate possono essere applicate a interi di riferimento diversi. Quindi si torna a guardare la frazione, ma in un modo ancora diverso. Tutto questo, volendo procedere in un'ottica di verticalizzazione, tutto questo percorso potrà poi confluire nella secondaria di primo grado in un lavoro proprio sulla formalizzazione delle strategie di calcolo con le frazioni, in quanto, diciamo, fino a questo momento, durante la scuola primaria, è possibile, diciamo, rimanere ad un livello un pochino più informale. Ma appunto, se la costruzione dei significati matematici è solida, alla secondaria di primo ci si può dedicare proprio a questo lavoro di formalizzazione. Questo percorso ci permette di individuare come si possono sviluppare alcuni dei significati matematici più importanti all'interno della scuola primaria, proprio relativamente ai numeri razionali, ovvero la transizione dall'insieme n dei numeri naturali all'insieme q dei numeri razionali, e la polisemanticità della frazione. Ora, come sviluppiamo questi nuclei? Partiamo dal primo, quindi partiamo appunto dalla transizione dall'insieme dei numeri naturali all'insieme dei numeri razionali. Quali sono le consegne all'interno delle guide di per contare, all'interno delle proposte delle guide, che permettono appunto di sviluppare l'argomentazione in riferimento a questa transizione? Sicuramente il confronto tra numeri razionali, che tira in ballo tutta la complessità appunto del passare dal confronto fra numeri naturali al confronto tra frazioni o numeri decimali. Il posizionamento sulla linea dei numeri, che chiaramente adesso con l'introduzione dei numeri razionali si complica, comunque tira in ballo tutta una serie di elementi di novità rispetto a quando lo stesso task veniva svolto sull'insieme dei numeri naturali. E poi le operazioni aritmetiche. Quindi andando a studiare come poter fare le operazioni aritmetiche che prima si facevano soltanto all'interno dei numeri naturali, diciamo, il passaggio a fare le stesse operazioni dentro i numeri razionali tira in ballo appunto tutta una serie di complessità molto molto importanti da sviluppare. Partiamo quindi in particolare dalle consegne confronto fra numeri nazionali e il posizionamento sulla linea dei numeri. Queste sono due consegne che troviamo fin dalla classe terza, prima con la Stadera e poi con la retta delle frazioni, per lavorare sull'estensione di questi processi nel passaggio appunto dall'insieme dei numeri naturali all'insieme dei numeri razionali. In particolare, la retta delle frazioni come artefatto non è altro appunto che un'estensione della retta dei numeri naturali già incontrata fin dalla classe prima, dove adesso, oltre alla collocazione dei numeri naturali, trovano posto anche i numeri razionali. Queste consegne possono essere molto importanti per riflettere insieme ai bambini sulle differenze
tra l'insieme n dei numeri naturali e l'insieme q dei razionali, in particolare sulle proprietà che si mantengono in questo passaggio e quelle che invece valevano solo all'interno dell'insieme dei naturali, ma invece dentro l'insieme dei numeri razionali non sono più valide. Ok, stessa cosa vale anche per le operazioni aritmetiche. Nel passaggio dai numeri naturali ai numeri razionali cambia completamente il modo di ragionare sui numeri in gioco. E in quest'ottica gli artefatti come la retta delle frazioni e il software file, che vedete qui nelle immagini a destra, costituiscono un punto di partenza e di ritorno continuo proprio per costruire e consolidare i significati matematici che stanno dietro alle operazioni come somma e sottrazione di frazione per la retta delle frazioni e la moltiplicazione di frazioni per il software file. Passiamo adesso alle consegne che invece permettono di sviluppare l'argomentazione in riferimento alla polisemanticità della frazione. Nello specifico, il posizionamento sulla linea dei numeri, anche in questo caso, le operazioni aritmetiche. E per quanto riguarda appunto il posizionamento sulla linea dei numeri, questa è una consegna che, grazie all'uso di artefatti come la stadera e la retta delle frazioni, mette in gioco fin da subito una molteplicità di significati della frazione in modo situato e informale. Per esempio, diciamo, il lavoro che proponiamo con la stadera mette in gioco il significato di frazione come parte tutto, ragionando per esempio sui sacchetti di riso come sottoparti, diciamo, del sacchetto intero. Come punto sulla linea dei numeri, andando a ragionare sull'età, che invece del braccio della stadera, o sulla frazione come operatore. Quindi, diciamo, quando andiamo a ragionare e parliamo magari in termini di un terzo del sacchetto di riso. Analogamente, appunto, sulla retta delle frazioni, il lavoro, per esempio, sui moduli permette di lavorare sul significato di frazione come parte tutto, quindi appunto i sottomoduli che andiamo a costruire sono effettivamente delle parti della striscia intera. Come punto sulla linea dei numeri, perché ci interessa appunto andare a collocare le tacche sulla linea numerica che corrispondono a certi numeri razionali, o appunto sempre alla frazione come operatore quando andiamo a ragionare su una certa frazione di un certo intero, di un certo modulo. Analogamente, le operazioni aritmetiche strutturate a partire dagli artefatti proposti, mettono in gioco diversi significati di frazione. Per esempio, appunto, lavorando inizialmente con le strisce, si fa riferimento chiaramente all'operazione di divisione e si lavora però allo stesso tempo su significati di frazione come parte tutto o come operatore. Il software file lavora sull'operazione aritmetica della moltiplicazione e vede in gioco il significato di frazione come rapporto o come operatore. La linea dei numeri che abbiamo visto si presta, insomma, viene usata all'interno delle nostre guide per lavorare sulle operazioni di addizione e sottrazione, tira in ballo la frazione come punto sulla linea dei numeri, proprio per andare a ragionare sul numero razionale che corrisponde a una somma di numeri razionali. E vedremo in quinta, quindi a settembre, sarà possibile apprezzare come l'estensione della divisione canadese oltre l'insieme dei numeri naturali permette appunto attraverso l'operazione di divisione di introdurre anche il significato di frazione come quoziente. Ok, e quindi vedete qui appunto alcuni link di webinar precedenti dove abbiamo parlato di frazioni. Ve lo lasciamo chiaramente per chi volesse andare poi ad approfondire delle attività specifiche su alcuni dei temi che abbiamo evidenziato. Ok, passiamo adesso a vedere un esempio di geometria. Che diciamo, abbiamo scelto questo esempio perché verte sull'angolo, come vedremo meglio tra un attimo,
che è uno dei nuclei principali all'interno delle guide di terza, quarta e quinta, proprio per quanto riguarda la geometria. Vediamo meglio tra un attimo. Chiederei per favore alla regia di mandare il video numero 4. Per la stellina. Allora, giustamente hai detto che sono 10. Io ho disegnato gli angoli interni della figura. Ci spieghi come hai fatto a vedere che sono gli angoli interni? Allora, io ho visto che erano gli angoli interni perché questi due segmenti formavano un'ampiezza che creava un angolo di qua e di là. E tutti gli angoli interni che ho disegnato si formava un'ampiezza dentro, però anche fuori. Però gli angoli interni sono all'interno della figura, quelli che ho disegnato. Quindi sono tutti angoli interni questi perché sono dentro la figura. Allora ti faccio una domanda cattivissima da super matematica. Mi dai la biro? Allora, guarda, questo va bene. Se io adesso faccio così, qual è l'angolo interno? L'angolo interno questo, perché i segmenti, se tu aggiungi un'inchina qua formano un triangolo e questo qua è l'angolo interno. Cioè, scusami. Se tu aggiungi un segmento qua, forma un triangolo, quindi questo qua diventa l'angolo interno, però E anche se io non lo aggiungo? se tu non aggiungi qua ci sono due altre linee che mi fanno pensare che questo qua sia l'angolo interno, perché è l'ampiezza all'interno di queste due linee, perché sono più vicine. Ho capito. Ok, e se lo chiudo così? Aspetta, posso? Sì. Se invece di chiuderlo lì, lo chiudo così, cambia qualcosa? Sì, questo qua diventa l'angolo interno, perché anche questo qua, però questo qua diventa l'angolo interno perché è all'interno della figura, questo qua. Ah, ok. E quindi senza figura come faccio? Da figura, io ho pensato che le linee più vicine mi fanno pensare che questo qua sia l'angolo interno. Ok. Ecco, abbiamo visto come durante proprio il dialogo con noi, insomma, con gli sperimentatori, con gli adulti, Anna che cosa fa? Anna riesce a costruire il suo ragionamento con l'angolo proprio a partire dalla rappresentazione proposta, ok? In particolare operando proprio il gesto di chiudere la figura, come potrete vedere qui nella figura qui a destra, la linea rossa tratteggiata, diciamo. È la linea immaginaria che Anna traccia proprio con il gesto della mano, mentre che spiega, se tu aggiungi questa linea qua, quella tratteggiata, questo diventa un triangolo e quindi questo, cioè l'angolo che qui vedete evidenziato in azzurro, diventa un angolo interno. Quindi di fronte, cosa succede? Che di fronte a una chiusura diversa dell'angolo disegnato inizialmente, Anna riesce a modificare il suo punto di vista in modo tale da restare coerente con quello che è il suo presupposto, ovvero che un angolo può essere definito interno solo se è disegnata una figura. Infatti spiega, questo qua diventa l'angolo interno perché è all'interno della figura. Chiederei di mandare il video numero 5, che è una continuazione del video che abbiamo appena visto.
Ok. Quindi tu dici che se ti fa pensare che se le semirette che formano l'angolo sono vicine, allora questo qui è l'angolo interno. Però, come ha detto Silvia, se disegni una figura così, dov'è l'angolo interno? All'interno della figura. E questo qui quindi cos'è? All'interno, all'esterno. Ah. Quindi cosa possiamo dire? Possiamo dire che così può essere sia questo sia quello. Invece quando disegni una figura, l'angolo interno è quello all'interno della figura. Ah, ok. Bene, quindi abbiamo visto come Anna sia arrivata alla fine a collegare il termine formale di angolo interno ad una precisa proprietà degli oggetti geometrici, cioè spiega così l'angolo interno può essere sia questo, nel senso, diciamo, senza chiudere, diciamo, la figura, lei sostiene che l'angolo interno, a seconda di come la si chiude, può essere sia quello evidenziato in azzurro che quello evidenziato in arancione. E infatti finisce il suo discorso dicendo: invece, quando disegni una figura, l'angolo interno è quello all'interno della figura. Questo aspetto è particolarmente importante perché proprio ci sono studi che mostrano come una delle misconcezioni più diffuse sul concetto di angolo sia proprio quella per cui l'angolo interno viene a coincidere con l'angolo convesso, quindi con questo angolo, con l'angolo minore, diciamo, di 180 gradi. Questa cosa è particolarmente importante perché talvolta si può, diciamo, è una misconcezione che si può riscontrare anche, per esempio, all'interno dei libri di testo. Invece è molto importante questa differenziazione che Anna proprio riesce a fare, riesce a costruire ragionando appunto a partire dal task proposto. Ok, vedete qui appunto questo è il protocollo sul quale Anna stava lavorando. Vedete che c'è diciamo questo guardate, arrivo. C'è questo primo angolo, vedete qui, che non viene chiuso in nessuna figura, che è quello che appunto permette di fare questo ragionamento sulla chiusura, e poi qui invece c'è una delle possibili chiusure appunto di questo angolo che ha permesso appunto ad Anna di ragionare sulla differenza fra angolo interno e angolo convesso e concavo, potremmo dire in modo formale. Ok, a questo punto facciamo un piccolo passo indietro. Come per i contenuti precedenti, e anche sulla geometria andiamo a vedere come abbiamo sviluppato i significati relativi appunto agli oggetti geometrici. All'interno delle guide possiamo individuare il seguente percorso. Come vedete qui dall'immagine, si parte con il BBOT per la costruzione di percorsi in classe seconda su delle griglie. Scusate, il passaggio del movimento di Bebot dall'interno dei quadrati della griglia alle rette, invece, che compongono la griglia stessa, pronuncia un po', in un certo senso, il passaggio al GigiBot. Qui vedete una versione virtuale di questo artefatto. In classe terza e poi lavoro che prosegue appunto in classe quarta. GigiBot in particolare, sia nella sua versione fisica che nella sua versione virtuale, permette di riprendere il lavoro fatto con BBot sui percorsi e in particolare sui rettangoli per passare ad estendere i ragionamenti fatti sull'angolo anche ad angoli non retti. Le attività con GigiBot permettono anche di scoprire la relazione di supplementarietà tra un angolo interno appunto ad una figura e l'angolo esterno alla figura, okay? Che viene a corrispondere con l'angolo di rotazione che GigiBot compie per cambiare direzione. Quest'ultimo passaggio, che
che qui accenniamo molto velocemente per motivi di tempo, lo vedremo meglio nel prossimo webinar, quello del 23 di giugno. Questa proprietà permetterà ai bambini e alle bambine di ragionare sulle condizioni di chiusura di un percorso aperto e sulle strategie di costruzione di poligoni regolari, preannunciando la scoperta anche di quello che viene detto appunto teorema della tartaruga, sul quale appunto ci soffermeremo in webinar successivi. In classe quinta, inoltre, appunto, oltre a questo passaggio molto importante che appunto permette di fare tutta una serie di cose con il Gigibot che invece con il Bibot non erano possibili, il Gigibot permette anche un primo incontro con un vero e proprio ambiente di programmazione che è Snap, che diciamo un software simile nel suo funzionamento a Scratch, quindi programmazione a blocchi. Ok, in classe quinta si passa a un nuovo artefatto, GeoGebra, che permetterà di rileggere quanto fatto fin qui sui quadrilateri in un modo ancora diverso, legando in particolare le relazioni tra le diverse classi di quadrilateri al parallelismo tra rette. La sinergia dell'artefatto fisico che vedete qui nella figura più a destra, appunto, artefatto fisico che, come vedete, si realizza sostanzialmente in una striscia gialla e due spaghetti che vengono inclinati per andare a formare appunto i quadrilateri. Questa sinergia, quindi, tra il GeoGebra e l'artefatto fisico è pensata proprio per favorire la costruzione del significato matematico delle relazioni di inclusione fra quadrilateri, anche nella prospettiva di permettere poi una costruzione solida del concetto di altezza per il calcolo dell'area dei quadrilateri e dei triangoli. Quindi, in un certo senso, possiamo dire che questa sinergia ci permette di lavorare sia appunto proprio sulle proprietà dei quadrilateri e sulle relazioni di inclusione, ma poi in qualche modo ci offre anche, se vogliamo, una sorta di passepartout anche per andare a sviluppare e a consolidare appunto la questione dell'altezza e quindi la questione dell'estensione dei rapporti fra le aree dei vari quadrilateri e dei triangoli. Volendo poi anche in questo caso procedere in un'ottica anche qui di verticalizzazione, tutto il percorso che fin qui appunto è andato a sviluppare questi nuclei in modo magari anche ancora informale a livello di scuola primaria, può confluire in un lavoro sulla scuola secondaria di primo grado che verta proprio sulla formalizzazione dei concetti geometrici che fino a questo punto sono stati usati magari in modo informale o in modo situato grazie ai diversi artefatti. Questo percorso ci permette di individuare come si possono sviluppare alcuni dei processi matematici più importanti all'interno della scuola primaria relativamente alla geometria, come per esempio la funzione della congettura e della costruzione geometrica per ragionare appunto su oggetti geometrici, e inoltre ci permette di ragionare insieme ai bambini sulla differenza tra la staticità di alcune definizioni di oggetti geometrici e i processi invece dinamici che ne consentono la costruzione e lo studio di alcune proprietà. Qui si conclude il mio intervento, questa è l'ultima slide dove vi rimandiamo chiaramente ad alcuni link a presentazioni dove abbiamo parlato appunto di geometria, le ultime due formazioni vi chiediamo di avere pazienza, saranno disponibili a settembre all'interno delle guide di classe quinta. E con questo vi ringrazio e passo la parola a Anna Baccalini. Eccomi qua, togli l'output, accendo io l'output allora. Eccoci. Dovrei aver anche condiviso, perfetto. Io vorrei mettere un pochino in prospettiva, cioè fare un pochino un passo indietro e dare uno sguardo un pochino appunto più dall'alto, da distante, sui contenuti che abbiamo visto oggi e in realtà i contenuti nelle guide, in
in tutte le guide e come sono legati tra loro, perché questo è un tema che è emerso un po' tra le righe negli interventi di Alessandro e Silvia oggi e per me è molto importante, uno degli aspetti fondamentali nel tirare le somme e a cui in realtà penso molto spesso quando progettiamo le attività, proprio perché la matematica non è e non può essere insegnata con un percorso lineare, ma un insieme di intrecci, di reti, se volete, una delle immagini, delle metafore che mi viene in mente molto, ma anche un aspetto, diciamo, quindi di rete, ecco qui una delle immagini con cui mi rifletto, mi trovo a riflettere, ma c'è anche un aspetto di ritorno sulle varie cose, un ritorno ciclico, ma sempre da un punto di vista un po' superiore oppure da un punto di vista diverso, e questo tocca anche alcune delle domande che intanto ci sono state fatte oggi, a cui magari rispondiamo dopo. Quindi mi vengono in mente anche immagini di questo tipo, come dire, una spirale che cresce, che si allarga, prendendo dentro, diciamo, nuovi contenuti e rilegandoli tra loro. E allora ho pensato, come mettere insieme, non lo so fare, non sono una grafica, come mettere insieme un po' queste due immagini? Beh, è un po' come dire, diciamo, posso vedere questi contenuti come reti che in qualche modo vengono sovrapposte, ma anche hanno legami, diciamo, le une con le altre, e che intrecciano in questo modo, diciamo, abbastanza complicato, ma anche regolare in qualche modo, i contenuti della matematica. E questo succede anche, soprattutto anche andando avanti, quando si cambia, ordine scolare, quindi quando si passa dalla scuola primaria alla secondaria di primo grado e poi alla secondaria di secondo grado, perché tante volte, e lo sapete benissimo, infatti è uscito anche in alcune delle domande, tocchiamo gli stessi, tantissimi degli stessi contenuti, tutto quello che viene insegnato nella scuola primaria viene ripreso e poi ripreso e poi ripreso e di nuovo all'università e passa tutto nei primi 6 mesi di corsi poi all'università. Quindi ecco, forse sarebbe più adatta un'immagine di questo tipo. Ora vediamo anche solo i contenuti toccati, alcuni dei contenuti toccati oggi nei commenti delle bambine e delle bambine. Ora, non riuscendo io a, non essendo una grafica e dovendo accontentarmi delle immagini e insomma, degli strumenti, in questo caso di PowerPoint, per poter indicare sovrapposizioni, aspetti, diciamo, tangenti e che si incorporano l'un l'altro, ho provato a costruire un'immagine di questo tipo. Allora, abbiamo l'ambito dei numeri naturali e della notazione posizionale decimale, che è uno di quegli aspetti trasversali, uno dei significati matematici che iniziamo a costruire nella classe prima e poi ci portiamo avanti sempre, fino ad estenderla appunto anche alla rappresentazione decimale. Un giorno riusciremo anche ad utilizzare le potenze per rappresentare, diciamo, questa stessa idea vista sempre da un punto di vista un po' superiore. Quello della notazione posizionale decimale poi è un tema estremamente importante che purtroppo rimane tra le righe nel retroscena in tantissimi, diciamo, degli approcci che abbiamo analizzato, osservato, insomma, ho visto in altre attività didattiche. Per noi invece è molto importante, cerchiamo di farla venire fuori da subito in tanti modi diversi, proprio intavolando un discorso di questo tipo attraverso diversi artefatti e attraverso anche la sinergia e il confronto, per esempio, di artefatti diversi e algoritmi, come abbiamo visto prima nella parte di Alessandro. Poi cosa c'era? Abbiamo appunto parlato di confronto tra numeri naturali. All'interno di questa nuvola, proprio nei contenuti di oggi, abbiamo parlato anche di posizionamento dei naturali. È passato un po' tra le righe, posizionamento dei naturali sulla linea dei numeri. E qui si è guardato di più invece con Karim, avete visto il confronto tra numeri decimali e il posizionamento di decimali sulla linea dei numeri.
Okay, ma non solo di decimali sulla linea dei numeri, anche qui stiamo toccando l'ambito dei razionali, abbiamo parlato di posizionamento delle frazioni sulla linea dei numeri, frazioni visti come un particolare numero. Questo è uscito in maniera, a mio avviso, molto interessante dalle parole di Federico, che parla, lui usa questa terminologia, diciamo appunto situata, parla di disegnare. Lui sapeva delle cose sulle frazioni, ma con questi moduli, con i nastri, con il lavoro che ha fatto in percontare, ha imparato a disegnare, lui dice, le frazioni. Ecco, più avanti nell'intervista, insomma, si capisce come questo si inferisce, che questo disegnare le frazioni sia in realtà un interpretare le frazioni come numero, cosa che prima non c'era assolutamente in quello che poteva essere magari in un suo apprendimento, non lo so, precedente o diverso, e diciamo più tradizionale del fare le parti e prenderne, no? Una frazione non è altro che un processo se la si impara così. E invece come numero che posso posizionare sulla linea dei numeri e che posso fare, diciamo, di cui posso trovare la posizione facendo delle azioni fisiche su oggetti fisici, in questo caso delle strisce di carta, dei nastri, i nostri moduli che privilegiano una dimensione, quindi diciamo sono modellizzabili in maniera unidimensionale. E ecco, quindi abbiamo questi, con le frecce ho cercato di evidenziare anche questi, diciamo, passaggi verso l'alto in cui imparando una cosa apparentemente nuova, in realtà posso rivedere cose che conoscevo già. E di questo ha parlato anche Silvia, molto accennando al passaggio estremamente difficile dai naturali ai razionali. Ma una volta che sono nei razionali, posso guardarmi alle spalle e vedere come sono questi naturali, che prima conoscevo e sapevo, diciamo, scrivere in un unico modo, adesso li posso scrivere in infiniti modi, no? Anche solo, diciamo, limitandomi ai naturali, però volendo dare loro la veste di frazioni, posso scrivere co 2 come 2 fratto 1 o 4 fratto 2, eccetera, in realtà come infinite frazioni. Ancora. Rimanendo su frazioni come, diciamo, vestito dei numeri razionali, oltre all'aspetto decimale, ci sono loro, diciamo, e ci sono loro come numeri, esattamente come potevo confrontare altri numeri che conoscevo prima in naturali, ora posso anche confrontare frazioni, ma il confronto tra frazioni diventa molto diverso rispetto al confronto tra naturali o al confronto anche tra numeri decimali, dove mi domina molto la notazione posizionale decimale. Quindi sembrano due ambiti diversi, eppure sono legati tra loro perché le frazioni hanno degli aspetti in comune con i numeri decimali. Diciamo, noi da grandi sappiamo che frazioni e numeri decimali sono due modi di scrivere, di rappresentare numeri razionali. E noi con quale artefatto, diciamo, riusciamo a incorporare questo? Questo ce lo racconta Karim nell'estratto che abbiamo visto, nell'artefatto che lui ha chiamato bruco Gianluco, noi chiamiamo il bruco dei decimali, perché nelle tessere, in una delle facce delle tessere, infatti Karim accenna a questo, c'è proprio la scrittura come frazione, non solo come decimale, ma proprio come frazione di ogni parte e come una scomposizione additiva del numero decimale. Quindi ecco un legame forte tra frazioni e numeri decimali come rappresentazioni diverse dei razionali. Quindi capite come sono tutte legate, legati questi aspetti, che purtroppo in diciamo, altri approcci vengono ciascuno trattato in modo indipendente dall'altro, in modo lineare. Quando ho finito una cosa non ci penso più, non ci ritorno più sopra, mentre noi ci torniamo e ci ritorniamo e ci ritorniamo ancora, sempre da punti di vista diversi e in classi diverse, successive. Ancora, abbiamo parlato anche di operazioni aritmetiche e algoritmi a confronto e abbiamo parlato di questo, avete visto degli esempi di questo nell'ambito della in particolare moltiplicazione tra numeri naturali, vedevate la rappresentazione attraverso il diagramma a gelosia a fianco ai diagrammi rettangolo che i bimbi imparano fin dalla seconda, la moltiplicazione è introdotta così, le cosiddette tabelline.
bene, vengono, semmai ne parliamo dopo, c'è stata una domanda anche su questo, attraverso questi diagrammi rettangolo, ben prima di parlare di area. E qui già sto toccando un ambito ancora diverso che è quello della geometria. Benissimo, i diagrammi rettangolo, ho questa moltiplicazione a gelosia e dal confronto di questi che cosa emerge? Come riesco a fare il confronto? Grazie alla mia conoscenza e consapevolezza e gestione della notazione posizionale decimale. Quindi il nostro sistema, la nostra scrittura dei numeri ci consente, diciamo, nasconde per convenzione queste, diciamo, potenze di 10, okay? Anche negative se andiamo nei decimali, e una scomposizione in blocchi additivi, ecco, dei nostri numeri. E c'è un legame, ovviamente, tra le operazioni aritmetiche e gli algoritmi a confronto all'interno dei razionali. C'è una continuità e ci fa tantissimo piacere che ci sia continuità. Purtroppo spesso vengono in altri approcci percepiti come ambiti completamente diversi e sconnessi. Noi invece estendiamo gli algoritmi, per esempio quelli di divisione, si è accennato a questi oggi, li estendiamo, usciamo dai naturali, dalla divisione euclidea, dove comunque non è che posso effettivamente arrivare a un quoziente, diciamo, senza resto di una divisione, mi tocca gestire anche un resto, ecco. Se invece voglio concludere l'operazione, arrivare a una rappresentazione, diciamo, del quoziente come nuovo numero, e lo voglio fare sempre, allora mi tocca lavorare nei numeri razionali. Ecco che posso scrivere, estendere gli algoritmi visti precedentemente e ottenere questi quozienti scritti come numeri con la virgola, ma li posso ottenere anche gli stessi identici quozienti scritti come frazione. Questi sono aspetti, sì, che sono, diciamo, delicati, sono importanti per l'insegnante, sono da gestire magari alla fine della quinta, volendo insomma gestire proprio tutte queste rappresentazioni o addirittura nella secondaria di primo grado, ma sono aspetti veramente che si intersecano e che vengono costruiti in maniera molto forte e solida con questo tipo di approccio. Benissimo, e si accennava a questo fatto in realtà abbiamo parlato anche di altro oggi, quindi sposto un po' questo blocco, lo facciamo diminuire e non scomparire, ma lo mettiamo un po' in secondo piano per mettere in evidenza un altro aspetto che è quello toccato oggi, tra i molteplici contenuti matematici che tocchiamo impercontare, c'è anche quello della geometria piana. Abbiamo scelto di guardare insieme anche un parte dell'intervista di Anna in cui si parla di angolo. Okay, era in questo caso la nozione di angolo nel piano, con un bellissimo ragionamento fatto da Anna insieme agli intervistatori che la porta, diciamo, a mettere in discussione quello che lei chiamava angolo interno, che è un errore che si trova in molti libri di testo, e si arriva, diciamo, a utilizzare una terminologia e diciamo, un linguaggio allineato propriamente con quello che correttamente in topologia, insomma, in generale in matematica, è angolo concavo, okay? Quindi scusate, convessa o concavo, sono i due angoli che si ottengono, diciamo, da due semirette con un vertice in comune. Non c'è interno e esterno se non sono davanti a una figura chiusa, ovviamente. Benissimo. Ancora, per quanto riguarda l'uso di artefatti, ripensiamo a quello che ci ha raccontato Karim rispetto a come si è appoggiato sul lavoro con il bruco Gianluco, come lo chiama lui, per imparare a gestire i numeri decimali, mettendoli in relazione sia con i naturali che con le frazioni. Allora lui si è appoggiato a quest'artefatto, ci ha raccontato, e effettivamente qui non lo vedete, ma girando le tessere abbiamo anche una rappresentazione come questo 0,02 nel retro della tessera, è scritto come 2 per un centesimo. Ecco, e diciamo, come potremmo rappresentare in qualche modo quello a cui lui accenna e che solo in parte riesce a raccontarci? In realtà è una cosa che è stata molto studiata in psicologia cognitiva e affonda le sue radici in studi di Vygotsky.
Qui intanto che cosa va dentro a questo bruco Gianluca? In realtà il bruco Gianluca raccoglie per Karim le esperienze fatte con diversi artefatti, questi magari in prima e in seconda, quando ha cominciato a gestire la notazione posizionale decimale con i naturali, che poi ha avuto un altro modo, diciamo, di esprimere grazie al bruco dei naturali. Questo è il bruco, non mi ricordo come si chiama, Fafu, scusate, il bruco Fafu, che si estende e diventa il bruco dei decimali, estendendosi dall'altra parte, ma mantenendo moltissime delle proprietà che aveva e, diciamo, il funzionamento di base. Ma dentro il bruco dei decimali entra anche questo, diciamo, si evince dalle parole di Karim, entra anche il lavoro con le frazioni, con queste strisce, con questi moduli che lo hanno portato a vedere, a capire le frazioni. Lui si appoggia su quella conoscenza costruita nell'ambito della rappresentazione dei razionali come frazioni per capire e gestire questa estensione del bruco Fafù dei naturali e arrivare appunto a questo bruco dei decimali. E che cosa è successo, diciamo? Perché poi l'insegnante gli ha chiesto, lui ci dice, gli ha chiesto di lavorare in alcune delle schede anche senza l'artefatto fisico. Questa è stata una scelta dell'insegnante che nei casi in cui i bimbi sono pronti può essere anche molto efficace, l'abbiamo visto anche in anni precedenti con diversi artefatti di per contare. Che cosa succede? Che tutto questo sapere, diciamo, costruito con questi artefatti, diventa una capsulina, diciamo così, per Karim, ecco qui, che Karim può aprire e sviscerare, utilizzare all'occorrenza per avere accesso ai significati e utilizzare in maniera, diciamo, corretta i significati che lui ha imparato a gestire. Ma grazie a questo incapsulamento, a questo processo, diciamo, di incapsulamento e di, noi diciamo, interiorizzazione di un artefatto, in questo caso un artefatto che in qualche modo si è fatto carico dell'esperienza con i segni situati di molti altri artefatti precedenti, beh, succede che Karim impara anche degli automatismi. Praticamente non ha più bisogno tutte le volte di aprire la capsula e ripercorrere tutti i processi. A un certo punto impara delle vie, diciamo, più veloci e cognitivamente più leggeri, ma che diciamo, non sono separate o diciamo, sconnesse da tutto quello che c'è dentro la capsula. Ecco. Questo è, in maniera molto metaforica, diciamo, un modo di pensare e capire quello che Vygotsky chiama passaggio da un artefatto che diventa inizialmente è uno strumento fisico con cui io imparo a fare delle cose, risolvere dei compiti, mi passa e mi diventa strumento psicologico. Okay? È estremamente importante questo passaggio perché è uno di quei passaggi che proprio nei casi di difficoltà e dove manca una solida base di comprensione dei significati non avviene. Okay? E che fa poi odiare la matematica e allontanarsi dalla matematica perché è un insieme di regole senza significato, senza veramente alcun senso o possibilità di essere gestite appunto per bimbi che magari non hanno una forte memoria verbale. Benissimo. A questo punto, e questa idea, anche se non con queste parole, è riecheggiata molto anche in alcune delle parole, adesso questo è un breve estratto, di una delle interviste fatte ai nostri insegnanti, perché finora abbiamo visto la parte degli studenti, delle nostre interviste con gli studenti, vorremmo concludere questo webinar con diciamo una breve cenno anche ad alcune delle parole che insegnanti sperimentatrici che sono state con noi per questi 3 anni, qualcuno anche ben più di questi 3 anni, ci dicono del progetto. Allora, chiederei a Boris di lanciare il video, dovrebbe essere 6, sì, di Sara Campana.
sicuramente diciamo che propongono innanzitutto un'accurata scomposizione, cioè presentano quali sono i significati matematici che si vogliono raggiungere, però questi significati matematici, questi fatti matematici vengono scomposti in tanti piccoli step che secondo me aiutano tantissimo i bambini a costruirsi anche un senso di quelle procedure matematiche che poi vanno a mettere in atto. Quindi anche un semplice algoritmo che io devo dire la verità, fino a qualche tempo fa, qualche anno fa, proponevo come una mera procedura. Ecco, grazie al progetto per contare, prima mi sentivo un po' impotente perché non riuscivo veramente, sentivo di non riuscire a far entrare i bambini dentro i significati di quell'algoritmo. E invece con il progetto per contare, ecco, io sento, che questa cosa avviene, che i bambini trovano il senso di queste procedure matematiche. E secondo me è molto importante. Ecco, sento che io da sola, con la mia preparazione, per quanto avessi potuto cercare delle strategie, non avevo mai trovato delle attività così sistematiche che mi aiutassero in modo così efficace. Questo soprattutto con i bambini più in difficoltà. Quindi nelle parole di Sara, che cosa ne riprendo alcune, magari anche per sottolinearle maggiormente o se magari qualcuno se le è perse nel video, lei dice: le guide propongono innanzitutto un'accurata scomposizione, cioè presentano quali sono i significati matematici che si vogliono raggiungere. Però questi significati matematici, questi fatti matematici, vengono scomposti in tanti piccoli step che secondo me aiutano tantissimo i bambini a costruirsi anche un senso di quelle procedure matematiche che poi vanno a mettere in atto. Quindi anche un semplice algoritmo che io devo dire la verità, fino a qualche tempo fa, qualche anno fa, proponevo come una mera procedura, ecco, grazie al progetto per contare, prima mi sentivo un po' impotente, perché sentivo di non riuscire a far entrare i bambini dentro ai significati di quell'algoritmo. Invece all'interno del progetto per contare io sento che questa cosa avviene, che i bambini trovano il senso di quelle procedure matematiche e secondo me è molto importante. Ecco, sento che io da sola, per quanto avessi potuto cercare delle strategie, non avevo mai trovato quell'attività così sistematiche che mi aiutassero in modo così efficace. Questo soprattutto con i bambini più in difficoltà. Questo è uno stralcio e questo è un aspetto, qui sta parlando in particolare degli algoritmi e di un grosso lavoro che per lei evidentemente è stato molto innovativo sul confronto tra algoritmi, ma in qualche modo, anche se diciamo non con parole diciamo, simili a quelle di Vygotsky, accenna questo fatto di riuscire a gestire questi significati e usarli all'occorrenza, in questo caso per capire i perché dietro a tantissimi algoritmi, a procedure che lei stessa diciamo, proponeva probabilmente in maniera un po' povera, diciamo, senza aver magari lei stessa capito a fondo i significati. Ecco che tocchiamo anche un ambito estremamente importante del progetto per contare e di quello che forse potrà essere un futuro sviluppo di questo lavoro, che riguarda la formazione insegnanti. Non è facile lavorare con questo tipo di materiali e con questo tipo di approccio per scoperta che chiede ai bambini di fare congetture, di argomentare le loro idee, di dire cose che magari non mi aspetto, anche se poi nelle guide di Per Contare noi cerchiamo di sostenere moltissimo gli insegnanti dando idea, diciamo, di quello che potrebbe venire fuori. Ecco, c'è un aspetto importantissimo di formazione insegnanti. Ci sono mettersi, sporcarsi le mani e lavorare con Per Contare vuol dire anche per moltissimi insegnanti imparare nuova matematica o vedere la matematica sotto una luce diversa e o perlomeno anche solo magari delle procedure che prima si davano in maniera un po' automatica, in maniera molto più profonda. Chiederei a questo punto a Boris di lanciare l'ultimo video che è il 7, l'intervista a Roberta Munarini. L'accettare
le diverse strategie, le diverse peculiarità di ogni bambino, perché poi ogni bimbo ha cose che riesce a far bene, cose che fa più fatica a fare, ma questo vale per tutti, adulti e bambini, no? Quindi nel momento in cui si accetta davvero anche l'errore, ma nel senso positivo del termine, proprio come ricerca, come curiosità, come capacità di riflettere, di fermarsi un attimo a capire le cose, quindi l'errore inteso in questo modo, fa sì che tutti i bimbi si sentano legittimizzati a dire, a fare quello che pensano, no? Quindi a condividere i loro pensieri, a condividere le cose che stanno scoprendo. Quindi, secondo me, è un aspetto molto forte, aiuta davvero tanto, ma è un approccio proprio che aiuta a 360 gradi, al di là della disciplina, che in questo caso è matematica, però le modalità di lavoro del percorso per contare, del progetto per contare, cambiano il modo di insegnare proprio e di stare coi bambini. Ottimo. Dalle parole di Roberta emerge in questo estratto, insomma, un altro tema fondamentale che volevamo toccare, insomma, prima della conclusione di questo webinar, e che è quello dell'errore e dell'importanza dell'errore. Roberta ci dice: l'accettare le diverse strategie, le diverse peculiarità di ogni bambino, perché poi ogni bambino ha cose che riesce a far bene, cose che fa più fatica a fare, quindi nel momento in cui si accetta davvero anche l'errore, ma nel senso positivo del termine, proprio come ricerca, come curiosità, come capacità di riflettere, di fermarsi un attimo a capire le cose, quindi l'errore inteso in questo modo, fa sì che tutti i bimbi si sentono legittimati a dire, a fare quello che pensano, no? Quindi a condividere i loro pensieri e condividere le cose che stanno scoprendo. Quindi, secondo me, è un aspetto molto forte, aiuta davvero tanto, ma è un approccio proprio che aiuta a 360 gradi, al di là della disciplina, che in questo caso è la matematica, però le modalità di lavoro del progetto per contare cambiano il modo di insegnare, proprio di stare con i bambini. E lei continua: volevo evidenziare l'esperienza concreta e linguistica che ritorna, e non è solo una cosa dei piccoli o per i piccoli. Ho notato, e i bambini l'hanno notato, che c'è una fisicità nell'affrontare la matematica. In tutto il percorso di per contare c'è stato questo approccio concreto, esperienziale, fattivo, di manualità, esplorazione e sperimentazione, che ha fatto sì che sì, ci volesse più tempo, che è stato un po' una mia ansia per un po' di tempo, appunto, però che abbia fatto sì che i ragazzini comprendessero realmente cosa stavano facendo sull'angolo, sul numero, sull'area, sulle estensioni, sul perimetro. Tempi diversi per loro, tempi distesi per fare queste cose, cose che nonostante le mie ansie iniziali, effettivamente questo tempo disteso, pensato e lasciato, serve per interiorizzare e rendere propri alcuni concetti che nei miei precedenti anni di insegnamento non avevo considerato in questo modo. E questo è un altro tema estremamente importante. Allora, quello dell'errore, prima, noi molto spesso in per contare proponiamo delle situazioni in cui vogliamo che vengano fatti errori, vogliamo che vengano proposte strategie diverse, anche non tutte corrette. E proprio su questo, sulla comprensione dei ragionamenti e sul superamento di eventuali imprecisioni o errori anche profondi che devono essere scoperti, visti, toccati e venire fuori alla luce del sole per poter essere estirpati e per poter andare avanti. Benissimo, quindi c'è questa gestione dell'errore che spesso in altri approcci invece viene del tutto evitato, perché si vuole avere sempre da subito risposte corrette, mettendosi sempre da subito in ambito, per come lo chiamo io e come lo penso io, ambito più valutativo. È come se tutto fosse sempre legato alla valutazione, al far bene, al far giusto, perché ti valuto quello che sai, ma allora non c'è mai il momento
dell'apprendimento. Noi invece nelle guide di per contare privilegiamo e praticamente trovate solo lavoro su queste situazioni di apprendimento, dove è fondamentale fare errori, perché tanto poi la valutazione, le schede, tutto quello che volete si trova online, si trova nei libri, si trova da altre parti. Quello che manca da tantissime parti, in tantissime classi, nelle scuole che abbiamo visto noi, è proprio questo lavoro lento, se volete, che consente di far uscire le cose, ma di far uscire perché l'apprendimento possa essere davvero profondo. Ed ecco che tocchiamo anche questo tema del tempo, sì, tempi più lunghi, ma in realtà, questo lo diciamo tantissime delle volte, a volte in risposta delle domande, a volte perché esce come uno dei temi anche dalle nostre insegnanti o dai nostri insegnanti sperimentatori, sì, ci vogliono tempi più lunghi, ma sono più lunghi su certe cose e magari inizialmente, ma poi ci si trova con tantissimo materiale fatto. Una delle domande riguardava la moltiplicazione, quelli che noi chiamiamo i diagrammi rettangolo, quei rettangoli gialli che si vedeva, per dirvi, in qualche immagine precedente legata alle moltiplicazioni, in questo caso moltiplicazioni più grandi. Pensate a tutto questo lavoro, oltre che tantissimi dei significati sulla moltiplicazione, ma anche proprietà associativa, commutativa, distributiva della moltiplicazione sull'addizione, eccetera, ma ci mette anche in relazione con significati geometrici. Il rettangolo non è ancora formalmente stato introdotto, ma si comincia a parlare di due dimensioni. Questi palazzi, no? Sono lunghi, sono larghi e sono alti. Okay. E inoltre hanno quello che un giorno diventerà un'area, sono fatti da un certo numero di quadretti e quei quadretti sono l'unità, un'unità di misura con cui misuriamo una superficie bidimensionale. È chiaro che non parliamo in maniera formale di tutto questo subito, ma un domani, quando lo faremo, quando introdurremo le aree, utilizzeremo l'area del rettangolo come base per scoprire tutte le altre formule o altre possibili formule, insomma, per il calcolo delle aree di figure piane, e allora ce lo troviamo già fatto. E gli insegnanti, magari che prima erano un pochino preoccupati o che non si sono del tutto fidati di noi, ci hanno sempre detto: ah, mamma mia, i bambini sanno già tutto. Sì, sanno già, se è fatta prima la fatica. Ecco, e questo succede estremamente spesso. A questo punto concluderei con una citazione che a noi tre piace moltissimo, di Rosetta Zann, sempre dal punto di vista dell'insegnante, riguarda gli insegnanti, e vorremmo che fosse, insomma, l'ultimissimo pezzettino di questo webinar di stasera. Rosetta dice: credo che il bravo insegnante diventi semplicemente bravo insegnante quando riesce a pensare su tempi lunghi e non brevi, quando si convince che ha tempo a disposizione e che in questo tempo vale la pena di investire sforzi e risorse. Gli aspetti affettivi diventano cruciali non per gestire una relazione soddisfacente nell'immediato, ma per sostenere la realizzazione di un progetto educativo a lungo termine, perché questa realizzazione richiede fiducia, coinvolgimento, attenzione. L'interesse per l'allievo non si concretizza stabilendo con lui un generico buon rapporto, evitando il conflitto, evitando a lui e a noi stessi emozioni negative, ma accettando il disagio di gestire il conflitto, se necessario, accettando anche la sofferenza di vederlo vivere emozioni negative. In altre parole, sostenendo e non evitando la sua fatica, confortati dalla convinzione che abbiamo davanti abbastanza tempo per vedere o comunque per avere i risultati di questa fatica. In particolare, il sostegno da dare agli allievi in difficoltà non si esaurisce in un supporto per aiutarli a dare risposte giuste, ma si allarga alla determinazione di perseguire processi di pensiero significativi e di costruire pazientemente occasioni di crescita. Perché proprio questo, aggiungo io, le difficoltà di questi studenti nel magari non riuscire ad afferrare subito il senso delle cose, perché magari non viene data loro la possibilità o i loro strumenti cognitivi per qualche motivo non lo consentono secondo le modalità standard, ecco che questo li porta ad abbandonare, a smettere di provare di fare matematica, ad abbandonare, diciamo, la fatica di fallire fondamentalmente e anche il disagio di fallire volta dopo volta. Se invece diamo tempo, diamo strumenti diversi, diamo
più possibilità in più modalità possibili, le probabilità si alzano di moltissimo che riusciamo effettivamente a dare strumenti a tutti perché possano capire e costruirsi queste capsuline un domani per gestire a fondo questa rete spiraleggiante, se volete, di significati matematici. Io vi ringrazio e a questo punto apriamo alle domande. Grazie mille, Anna. Scusate, metto le cuffie, se no. Allora, grazie mille, Anna. Invito anche Alessandro e Paola a accendere la camera. Eccoci qua tutti. Allora, un po' di domande. Parto magari da sicuramente una risposta per tante domande in chat, come scaricare le guide, dove trovo i materiali, la bibliografia. Direi di andare sul sito di Per Contare, iscriversi, le guide sono totalmente gratuite e scaricabili dal sito. E per qualsiasi problema tecnico, nella sezione contatti potete scrivere per... qualsiasi problema, e c'è anche nella sezione che ora non mi ricordo più, comunque ci sono tutte le sezioni pubblicazioni, ci sono tutti i riferimenti bibliografici, su cui troverete maggiori approfondimenti. Passo alle domande. Allora, nello specifico era stata fatta durante la presentazione di Silvia, sul triangolo rettangolo. La moltiplicazione proposta con il rettangolo giallo in base alle righe e alle colonne, in un secondo momento gli alunni vedranno l'artefatto usato per la moltiplicazione anche sotto un altro aspetto, cioè A uguale B per H, penso base per area uguale base per altezza, credo. E voleste dire questo, non vorrei aver esagerato con la mia supposizione. Quindi Anna, forse volevi rispondere tu a questo? Ok, è un po' quello a cui accennavo prima. In realtà questi diagrammi rettangolo vengono introdotti in seconda, quindi magari invito questo insegnante che ha fatto la domanda, se non conosce già, a guardare nelle guide di seconda il nostro approccio appunto alla moltiplicazione con numeri piccoli, ok? Numeri quelli che tipicamente vengono utilizzati per i fatti moltiplicativi che molti chiamano le tabelline. Quindi i bimbi imparano a costruire questi palazzi che ancora non chiamano rettangoli, ma come accennavo prima hanno una larghezza, hanno un'altezza, in diverse classi usano parole diverse per parlare di queste dimensioni, che sì, un domani saranno anche base e altezza, ok? E che possono essere anche rovesciati, perché una delle azioni che si fa con i diagrammi rettangolo e che corrisponde alla proprietà commutativa della moltiplicazione è quello proprio di ruotare di 90 gradi questi diagrammi rettangoli o palazzi, come li chiamano a volte. Quindi sì, certo, un domani questo viene visto esattamente come il prodotto è l'area, ok, che faccio base per altezza. Effettivamente nella formula dell'area del rettangolo, che è quella che prendiamo come riferimento di base per scoprire e capire come ricavarci tutte le altre aree, ok, per il calcolo delle aree delle figure piane, allora quello del rettangolo è privilegiato e l'area corrisponde con quello che già hanno imparato in seconda e poi hanno rafforzato in terza con tutto questo lavoro su moltiplicazioni con numeri più grandi, come avete visto lì in quella figura, viene riutilizzato perché la nozione, diciamo, che prima era quella di prodotto, ok, di prodotto tra due numeri e basta, diventa misura dell'area di una figura piana. Ecco un esempio che appunto riesco a vedere con gli occhi della geometria, una cosa che avevo imparato in aritmetica e che mi funziona uguale, solo la descrivo in un altro modo col linguaggio della geometria. Grazie mille per questa risposta. In molti hanno fatto domande rispetto alla verticalità di questa metodologia, su come, diciamo, quali possono essere delle riflessioni sul poi il passaggio alla scuola secondaria di primo e secondo grado, quindi vi chiederei una riflessione su questo. Ricomincio io e poi magari prende
la parola a qualcun altro. Sì, la verticalità, avete ragione, è estremamente importante. È delicato perché in diversi contesti in cui abbiamo lavorato anche in altri progetti, non è assolutamente scontato che insegnanti di un ordine scolare successivo abbiano tempo e voglia di mettersi a parlare con quelli dell'ordine precedente e magari viceversa. Invece sarebbe fondamentale proprio perché è così che si impara, è così che comunque insomma, nella nostra cultura da secoli sono introdotti i contenuti matematici ed è giusto che sia così, nel senso che ritocchiamo ad ogni ordine scolare contenuti già visti in precedenza. Se ci pensate nel piccolo, già nella scuola primaria succede un pochino, per quello che vi raccontavo oggi, perché in terza fondamentalmente si fa tutto. Ecco perché dicono la terza è una classe così importante. In terza, se guardate i contenuti, c'è veramente tutto. Okay? Cioè, solidifichiamo quel che abbiamo fatto in prima e in seconda e mettiamo semini per tutto quello che faremo fino alla quinta. E quella classe terza è fondamentale perché appunto lì ci sono i semini, diciamo, prendendo già le piante costruite in prima e seconda, però ci sono i semini di tutto quel che farò in tantissimi anni a seguire. Allora, forse una delle domande andava anche nella direzione del, questo ci è stato fatto anche altre volte, ma io posso utilizzare, io sono un insegnante di scuola secondaria, posso utilizzare i materiali di per contare? Allora, nì, nel senso che i materiali di per contare sono pensati per bambini di scuola primaria e hanno diciamo un modo di essere proposti e anche una veste molto spesso nel tipo di artefatto o di grafica che vedete anche nei software che è pensata come diciamo per essere più adatta diciamo a bimbi più piccoli. Ciò non toglie la possibilità di con attenzione e un adeguato lavoro di quello che noi chiamiamo trasposizione, riprendere aspetti certamente anche le stesse attività, e abbiamo diversi esempi di questo, e riproporle, diciamo, in anni successivi. Non è facile, abbiamo diversi webinar e ci sono state tavole rotonde, interventi proprio su questo, in particolare alla transizione dalla scuola primaria alla secondaria di primo grado, perché proprio in questi, diciamo, ultimi anni del progetto per contare, nel mio caso specifico ho lavorato a un progetto per la scuola secondaria di primo grado che si chiama Didattica della Matematica Inclusiva con IPRASE e diverse delle proposte sperimentate in per contare le abbiamo cercate di trasporre e diciamo proporre nella scuola secondaria di primo grado perché ci sono dei buchi enormi, abbiamo constatato con studenti magari che non vengono dal percorso di per contare su contenuti che invece dovrebbero essere di base, come quello di divisione, di che cosa esce, diciamo, da una divisione euclidea o di una divisione in cui vado avanti, metto la virgola e appunto cerco il decimale, piuttosto che nel significato di frazione. Allora, attenzione che nelle nostre sperimentazioni abbiamo constatato che non è possibile, non viene bene riproporre esattamente lo stesso percorso che trovate in per contare. Questo perché in per contare c'è la bellezza della scoperta per la prima volta. Dopo la prima volta, una prima volta c'è stata e quindi bisogna fare i conti con quel che è successo prima. Allora io non posso chiudermi gli occhi e tapparmi il naso e dire dimenticatevi tutto quel che avete fatto prima e rifacciamo, che purtroppo abbiamo visto essere, diciamo, una delle possibili proposte e strategie di alcuni insegnanti. Questo è fallimentare. Ok, non ho mai visto funzionare quest'approccio se non si va per regole, diciamo, dimenticati tutto quello che hai fatto, ma non è possibile dimenticare tutto quel che si è fatto. Allora, si cerca di recuperare, diciamo, idee diverse, anche sbagliate, che i bambini hanno quando arrivano nel nuovo livello e proporre a fianco a delle cose, prendiamo la divisione, io so fare la divisione in colonna, so un algoritmo di cui non capisco niente, però lo so fare e sono felice perché lo so fare. Questo succede molto spesso. Allora cosa facciamo? Alle medie diciamo sì, però in questo caso c'è stata una lettera di una bambina canadese
canadese che ha mostrato come fa lei la divisione appunto con questa divisione canadese. E allora in queste classi sperimentali i ragazzi della scuola secondaria di primo grado si sono sporcati le mani, hanno cercato di capire come faceva questa Nadege a fare la divisione in un altro modo, hanno imparato a farla, tantissimi dei ragazzini hanno preferito da un punto di vista diciamo della gestione dei significati e della comprensione di quello che succedeva questo tipo di divisione per svuotamento, a volte anche chiamata, e poi gli si è chiesto di fare il confronto, di utilizzare questa diciamo divisione canadese come apriscatola per capire perché si facevano quei passaggi diciamo nella divisione in colonna. E è bellissimo quello che alcuni degli studenti hanno detto, uno in particolare ha detto no ma prof, io adesso devo tornare dalla mia maestra della scuola primaria perché non capiva niente, gli devo spiegare io come funzionava questa divisione e ti prego fammici tornare. E insomma è rimasta storica questa citazione, proprio perché c'è quel momento di ecco perché facevo così. Quindi sì, però attenzione, non applicando diciamo pari pari, esattamente come non possiamo applicare i libri, la didattica che si usa in Cina o in Finlandia nelle scuole italiane per problemi di differenza culturale. Scusa Alessandro se volevi. Alessandro, volevi aggiungere qualcosa, giusto? O vado avanti con le altre domande? No, parlo del tuo audio. No, è arrivato. Parlo, mi sentite? Sì, volevo solo aggiungere un elemento, cioè tutte le considerazioni fatte da Anna sono ovviamente importantissime. L'elemento fondamentale è la transizione, cioè all'interno delle indicazioni nazionali non sappiamo che il percorso è unitario fra infanzia e secondaria di primo grado, quindi sicuramente la verticalizzazione è importante. Su questo però bisogna prestare particolare attenzione perché il progetto per contare fa alcune cose, non fa tutto, non si propone di risolvere tutti i problemi o di presentare tutta la matematica che normalmente si presenta, ma sceglie alcuni elementi fondamentali. Su questi poi fa un ulteriore raffinamento, passatemi il termine, che è quello dell'argomentazione, per esempio. Quindi è chiaro che è molto importante nella transizione fra un grado scolastico ed un altro che questo elemento sia messo in evidenza, perché altrimenti si rischia davvero che i bambini che arrivano dalla scuola primaria in realtà non riescano poi a mostrare le competenze che in realtà hanno maturato. Li avete visti prima nei video, però bisogna lasciare loro il tempo di argomentare. Questo è un punto su cui anche quando parliamo con gli insegnanti della scuola primaria, ma soprattutto della scuola secondaria di primo grado, si generano delle situazioni insomma di complessità, ecco, quantomeno. E quindi su questo credo che sia importante mantenere molto elevata l'attenzione da parte degli insegnanti, ma anche e soprattutto dei dirigenti che decidono di partecipare, per esempio, a sperimentazioni o che gli insegnanti di matematica decidono di partecipare appunto e di utilizzare un lavoro come quello delle guide di percontare. Grazie mille Alessandro, faccio una domanda che in realtà vi è stata fatta varie volte negli altri webinar, ma ve la faccio anche per appunto, magari potete dare riferimenti alle precedenti formazioni, se utile potremmo mandare alla chiusura dell'ultimo webinar di domani magari una newsletter a tutti i partecipanti con tutta la serie di webinar per contare che sono stati fatti insomma in questi ultimi anni. La domanda è: perché privilegiare un approccio unidimensionale alle frazioni? Non so chi di voi preferisce. Punto,
Rispondo io, così finiamo il giro. Allora, ne abbiamo discusso appunto in maniera abbastanza ampia in almeno due webinar precedenti, credo che siano proprio quelli dello scorso anno, insomma, quelli di giugno di questo periodo. Comunque sia, diciamo che appunto la scelta è stata principalmente dovuta al fatto che partire con artefatti bidimensionali, come alcune ricerche hanno mostrato, può portare poi a una serie, diciamo, di, come posso dire, può portare, insomma, a una serie di difficoltà nell'apprendimento delle frazioni. Per esempio, anche passare a frazioni maggiori dell'intero può creare dei problemi, appunto, se si parte da oggetti tipo, insomma, oggetti bidimensionali, le pizze, le torte, di solito, insomma, sono le cose che si usano più spesso. E quindi abbiamo preferito appunto partire direttamente da oggetti che privilegiassero, insomma, una dimensione sola, per andare anche poi proprio a passare, diciamo, in maniera più, come posso dire, in maniera più liscia, in un certo senso, in maniera più smooth, sulla linea dei numeri. Insomma, come abbiamo visto, la retta delle frazioni in realtà si presta molto bene ad essere utilizzata proprio a partire da frazionamenti di oggetti come i nastri, appunto moduli che si sviluppano in lunghezza. Ecco, poi non so se i miei colleghi vogliono aggiungere qualcosa. Credo che il Comunque tempo sì. sia pochissimo, però sì, diciamo, spesso altri approcci, soprattutto con cose mangerecce, creano parecchie difficoltà che poi appunto e portano dietro tutto quel che viene da appunto queste altre metafore, per esempio la divisione in parti uguali. Cosa vuol dire uguale? Poi devo modellizzare una focaccia, una cioccolata o una torta, schiacciandola in due dimensioni quando in realtà ne ha tre. È tutta omogenea, cioè, ci sono problemi di densità. Ammesso anche che la tengo in due dimensioni, comunque tratto le frazioni prima di aver trattato le aree. Quindi ho tutto il problema dell'equiestensione che in qualche modo corrisponde con questo uguale, ma non è ben definito. Quindi, e ce ne sono altri. Quindi mi fermo perché è arrivata quest'ora, però sì, questi sono i motivi. Benissimo, grazie mille della risposta, di tutte le risposte, di tutti gli interventi, come sempre super chiari, generano tante osservazioni anche nei nostri ascoltatori che descrivono, insomma, le esperienze che ci sono state in classe. Insomma, rassicuro tutti che ho condiviso le varie osservazioni con i relatori, che appunto sono sempre felici di ascoltarle, ma non abbiamo tempo di affrontarle tutte dal vivo. Per cui vi ricordo l'appuntamento di dopodomani, giovedì, sempre alle 17, per la presentazione invece delle guide di quinta. E quindi è una completa novità perché sono appunto, insomma, la sperimentazione di quest'anno. Per cui vi aspettiamo giovedì. Ringrazio tutti i relatori e le relatrici. Una buona serata e a prestissimo. Grazie a Grazie, tutti. grazie, grazie a voi, grazie a Grazie a tutti. tutti. Grazie.